Ciao e benvenuto da piantacquatiche.org. In questo momento ci troviamo in estate ed è proprio questo il momento dell'anno in cui ti potrebbe capitare di osservare alcune cose a proposito delle tue piante palustri, ovvero ti potrebbe capitare di vederle, di osservarle, quindi creare delle foglie gialle secche o comunque sia poco vigorose o magari che ci sia stata una scarsa fioritura. Quindi andremo a vedere insieme in questo video come fare per riportare queste piante al loro antico splendore. Buona visione! Siamo a metà luglio e ci troviamo qui con questo Butomus umbellatus. Magari puoi notare già dal video che questo Butomus presenta le foglie in punta, sono secche, quindi gialle secche, e i fiori, questo qui ne ha fatti veramente pochi quest'anno, sono appunto ormai sfioriti. Cosa è successo? Semplicemente questo Butomus non l'abbiamo concimato in primavera, quindi è cresciuto poco, è fiorito anche poco e appunto ora con il caldo sta patendo proprio il caldo. E quindi che cosa fare? Siamo qui con gli attrezzi del mestiere, che sono semplicemente delle forbici e del concime osmocote. Cosa bisogna fare? Semplicemente si taglia, quindi la cosa più semplice di questo mondo è tagliare la pianta alla base. Quindi alto così sopra il rizoma, in questa maniera la pianta è costretta a si libera sostanzialmente di tutta la roba secca ed è costretta a rigenerarsi, quindi praticamente rinizierà a vegetare. Quindi farà un secondo ciclo vegetativo. Noi la tagliamo, la riconcimiamo e quindi lui ripartirà e ricomincerà anche a fiorire. Quindi la cosa semplicissima è tagliare. Poi prendiamo il nostro smocote. Ora questo è un vaso di 80 cm di diametro, quindi ne serve un po'. Chiaramente in un vaso di 20 cm di diametro basta mettere un 5 compresse. Qui ovviamente ne andiamo a mettere molte di più. Quindi ad esempio andiamo a mettere una ventina di compresse. Quindi le compresse sono di questa forma per essere fatte in modo che uno le infila direttamente un paio di centimetri sotto la terra. Poi ora questo è solo un esempio, comunque in questo mastello di 80 cm di diametro andremo a mettere un 20 compresse di osmocote e questo è tutto, semplicemente si taglia, si riconcima e si aspetta che ricresca come nuovo. Eccoci qui con un piccolo aggiornamento, sono passate 2 settimane da quando abbiamo tagliato questo Butomus e come puoi vedere la pianta ha ricominciato a crescere con delle foglie molto verdi e soprattutto abbiamo già il nostro primo fiore che sta per sbocciare. Quindi questo sono l'effetto di 2 settimane, taglio e concimazione. Ed è tutto. Ciao! E anche il video di oggi si è concluso. Se hai altri dubbi e vuoi chiarirti in merito ad alcune delle più classiche domande che ci vengono poste ogni giorno, puoi consultare l'apposita sezione FAQ all'interno del sito piantacquatiche.org. Mentre se desideri imparare a coltivare le piante acquatiche all'interno del tuo laghetto, puoi accedere al videocorso gratuito che troverai nel link laghettoinequilibrio.com. Ciao e alla prossima!